comincia il gioco, blocco verso destra, palleggio verso il centro, si ferma sulla lunetta, fa una finta e mette il canestro dalla lunetta, quindi 6-0 il vantaggio di lo Spurs nei confronti di Thunderstruck. Thunderstruck con la palla in mano cerca la penetrazione verso il centro, viene chiuso, riprova verso sinistra, cerca di appoggiare al tabellone, due punti ma non va, quindi in marzo per lo Spurs. 16 minuti e mezzo alla fine delle partite, punteggio di 15-2, sia al campo 1 vantaggio per PCA nei confronti della banda Barzotti, mentre da quest'altra parte punteggio un po' più basso, 6-0 vantaggio di non scorso nei confronti di Thunderstruck con la Neo. Allora, abbiamo già ricordato la Web TV Sport Player, il baracchino alla mia sinistra, interviste, video del torneo, video delle partite, interviste ai giocatori, tutto quello che potete pensare e immaginare per quanto riguarda lo sport nei confronti di Thunderstruck. In maglia arancione contro Thunderstruck in maglia nera, vediamo Thunderstruck con la palla in mano, vantaggio di 5 punti per loro, ma che possono diminuire con questo possesso. Andiamo a seguire, vediamo la rimessa, scarico fuori, qualche problema nel controllo del pallone, ma si riprendono, penetrazione verso il centro, chiusa dalla difesa dello Spurs, altra tirata, prova l'arresto, tiro buttando già all'indietro, non va, e quindi rimbalzo per lo Spurs in vantaggio di 5 punti nei confronti di Thunderstruck. Vediamo la direzione da quest'altra parte, dove un tiro della banda Barzotti non va a buon fine, punteggio di 25-4 dei BCA contro la banda Barzotti, banda Barzotti con la palla in mano, vediamo tiro da 3 di Maggesi che schizza a malapena il ferro e palla in mano a PCA. 12 minuti e 40 alla fine delle terze partite di questa prima giornata del downtown. Mamma mia, che è classe, Manuel, 2 minuti manca ancora. No, adesso va, adesso va. Adesso te lo fai giocare? No, vabbè. Occhio! Vai a terra, cambio a terra.